visionario del dialetto, perché visionario del dialetto? Perché a me piace portare nelle, in questi posti, nelle scuole, nella società, portare il nostro dialetto, le cose che ho imparato, e io non sono né laureato assolutamente, quello che ho imparato per strada, e sono un autodidatta, al punto in cui vi dirò che a Parma in tanti mi chiamano al professor Malet, ma io non sono professore, però sono laureato all'Università Borgo Colonni in marciapiedologia pranzana. Spero che abbiate capito tutti quello che voglio dire. Cioè, sono laureato per la strada, quello che ho imparato per strada. Io sono nato proprio dalle parti di Borgo delle Colonne, Piaseo, insomma, però allora, cioè, io sono nel 1950, ho 66 anni, quando andavo a scuola io lì, andavo a scuola ai Salesiani, poi ho smesso i Salesiani, sono andato a scuola alla Bottego, lì non si poteva parlare, insomma, si parlava il dialetto, purtroppo allora era considerato un po', scusate la parola, un capannone, insomma. Cosa che invece, continuando a credere in questa materia del dialetto, continuando a credere in questa cosa, abbiamo avuto i nostri risultati, perché se vedete, in tante persone adesso si sono rivolte sulla cultura del dialetto, perché i giovani, come l'amica lì che è molto giovane, hanno loro diritto di sapere